con i due numeri 1 avete fatto una partita quasi uguale, nel senso che vi hanno impegnato su palle alte, avete inarcato la schiena spesso e volentieri, e poi un brivido a testa. Niente, è stata una partita combattuta, sapevamo già di venire qui a... era una battaglia e niente, è stata una partita che sono state cose da una parte e dall'altra e forse il risultato migliore, cioè più giusto è il pareggio, alla fine, occasioni, peccato per l'ultimo che quella palla al 94esimo che Fabietto ha tirato fuori. Mi spiace per lui perché è stata una bella soddisfazione, però dai, andiamo avanti, un buon punto in livello di classifica, sicuramente un buon punto che ci concede anche di rimanere con lo scontro diretto a favore, diciamo, nel caso l'ultimo arriviamo con gli stessi punti, diciamo. Ma perché volete rimanere invischiati nella zona retrocessione fino in fondo? Diciamo che mi sa che saremo destinati a questo, ormai mi sa che c'è troppo distacco sicuramente da qui davanti e saremo destinati a lottare fino all'ultimo. E quante preghiere hai detto? Alla fine. Guarda, era l'ultimo secondo, questo da solo, io mezzo zoppo, non riete qualcuna, sono servite dai. Sì. Un'Ave Maria che ha spinto la palla fuori. Duro, l'ultimo secondo perdere così. Sbagliato, la partita è stata non bella. Noi sicuramente abbiamo fatto la peggiore partita dell'ultimo mese e mezzo in cui avevamo trovato delle prestazioni migliori, però ci sono anche gli avversari, loro giocano tanto sulla corsa, la pressione, ci riescono bene, noi non abbiamo fatto tanto bene. Risultato alla fine un po' meglio loro, però giusto, a livello di occasioni direi che... Io ho visto un po' di paura nel primo tempo vostra e un po' di paura nel secondo tempo del Cadarisci. Sai, sono punti pesanti, mancano tante partite, inconsciamente forse dici anche bello vincerla, ma soprattutto non perderla, è quello. Eh sì, un punto, poi la Genovese ha perso col Bargagli, vinceva 2-1. Credo che abbia pareggiato e... Ha vinto la Cella, ha vinto in casa del Rapid, ha vinto in casa della Cella, quindi ha vinto in casa del Rapid. Quello è un risultato grosso per loro. Vedi, fanno tutti i punti, bisogna continuare a allenarsi e far punti. È così. Bene. Saremo destinati fino all'ultimo. Esatto. Prima. Speriamo di andare a vedere i play-out degli altri. Ok, ragazzi, grazie mille. Ciao. Grazie.